Presidente, oggi pomeriggio vi siete riuniti per presentare un'iniziativa molto importante che servirà a valorizzare le casse pieghevoli, un contributo attivo della Federazione per un settore in forte crescita nonostante questi momenti di crisi. Potrebbe descrivercelo brevemente? Quali sono i vantaggi? I vantaggi di un imballaggio che è tecnologico e già pieghevole come le scatole di cartone, ma è in legno, ha dei passi da fare per valorizzarsi e per migliorare la qualità del prodotto, oltre che naturalmente rendersi sempre più economico. Ma la valorizzazione passa attraverso la qualificazione del prodotto, che è sottoposto a certe prove, dà la garanzia di avere una portata qualificata specifica, che è una questione di sicurezza e di garanzia nell'utilizzo, che può essere garantita da un marchio. L'uso di questo marchio negli imballaggi pieghevoli in legno rende, come peraltro in altri prodotti, la definizione delle caratteristiche garantite magari da una scheda di qualità. Qui addirittura si può fare la portata. Questo è un passo non da poco, per cui il mercato che usa questi imballi potrà fruire anche di questa maggior garanzia che rende una cassa pieghevole, che è già un imballaggio di qualità, ancora più appetito dal mercato. Dottor Gelosini, oggi è stata presentata un'iniziativa che ha visto coinvolte la Federazione e le aziende per, diciamo, lo studio di un nuovo sistema di qualità, definiamolo così, per le casse pieghevoli, per gli imballaggi in legno. Potrebbe descrivercelo brevemente? È uno schema che ci dovrebbe portare a consolidamento di un progetto che ormai è un anno che stiamo perseguendo. È uno schema che dà la possibilità a chi vuole fruire di un prodotto di qualità di avere tutte le linee guida per produrlo con i crismi associati, quindi regolamentazioni UNI e ISO, oltre che completare il tutto con dei test specifici. Questo è un po' quello che noi ci proponiamo, anche per valorizzare una tipologia di prodotto che in questi anni non ha avuto un gran successo perché è stato sempre ridimensionato, ma in effetti sono 40 anni che svolge il proprio compito addirittura sovradimensionato, con cariche importanti e con la sicurezza del prodotto merceologico che all'inverno è molto elevato. Quindi noi pensiamo e crediamo che possa trovare in futuro largo consenso, proprio perché già chi produce queste casse pieghevole marchio, ma anche il fruitore finale, ha la garanzia di un prodotto di qualità testato e direi anche di una sicurezza al di fuori del comune. Dottor Cremonini, quali sono i vantaggi per un'azienda dopo l'accordo che è stato siglato, comunque dopo lo studio che è stato preparato in collaborazione tra l'Università di Torino e Federlegno Arredo riguardo le casse pieghevoli? No, sicuramente per l'azienda è quello di avere un dato certo che possa aiutarla a qualificare il prodotto, nel senso che grazie alla campagna di prove che abbiamo effettuato in collaborazione col CRIL e i lavori che abbiamo effettuato circa lo studio delle prove più significative per questo tipo di prodotto, l'azienda potrà garantire la portata delle sue casse pieghevoli e quindi dare un valore aggiunto al prodotto, differenziandolo rispetto a quello della maggior parte di produttori o delle tipologie di casse per le quali non sono disponibili a tutt'oggi dei dati certi di accatastamento di portata. Quindi sicuramente una valorizzazione maggiore e una possibilità di differenziare il proprio prodotto rispetto alla concorrenza. Dottor Grazioli, oggi sono state presentate le linee guida per le casse pieghevoli in legno. Quali sono i reali vantaggi per un'azienda produttrice? I vantaggi per le aziende produttrici sono quelli di conoscere in maniera dettagliata le prestazioni tecniche dei prodotti che vanno a realizzare e poterli quindi promuovere ai propri clienti in maniera più dettagliata, quindi andando a creare un surplus di qualità rispetto a semplice prestazione tecnica data dal costo. È anche una garanzia di sicurezza in un certo senso. Certo, diciamo che utilizzare casse pieghevoli di cui è noto il valore in accatastamento e il contenuto può diminuire l'incidenza di eventuali problemi, diciamo, a livello tecnico.